amici di Bracciami Ancora, io ho sempre avuto un sogno: imparare a grigliare il polpo alla perfezione. Per farmelo spiegare bene, sono venuto qua dagli amici di Metro Italia Cash & Carry, loro sono molto bravi. Ciao, scusa. Buongiorno. Mi hanno detto di venire da te. Io devo fare una grigliata di pesce strepitosa. Ho detto, sei venuto nel posto giusto. Esatto, vai da Laura. Che facciamo? Guarda, ti faccio vedere qualcosa. E questo è un astice jumbo. No, troppo grosso, non lo so fare. No, come troppo grosso? È stupendo. No, non saprei come gestirlo. Un'altra cosa che c'hai? Guarda, ho una gran seola, bravissimo. Una gran seola, guarda che cos'è. Guarda che meraviglia. Madonna, no, troppo piccola. Ah, allora sei complicato. Senti, ma la ragosta ce l'hai? Sì, certo, dai. Come no? Guarda questa che bella, attenzione che bagna, perché non si può dire che non è viva. Eccola qua, mamma mia. Bella. Senti, tutto molto bello, però io ho difficoltà con queste cose sulla griglia. Ma un polpetto non ce l'hai? Un polpo? Una piovra, guarda che cosa sono. Pare fatto, prendo queste, però una cosa, ma a me chi mi dà una dritta per grigliarle? Marco, è il nostro chef. Ma sì, vado da lui? Ti fa tutto lui. Mi dà una mano? Assolutamente sì. E oggi, ragazzi, impariamo a grigliare questi. A differenza di quanto si creda, grigliare polpi di queste dimensioni non è affatto facile, quindi se ci facciamo aiutare da un professionista, male non fa. Impariamo a grigliare queste piovre. Lui è Marco, è il resident chef di Metro Academy, la scuola di cucina della Metro. Sfatiamo un mito: io pesco un polpo del genere, lo butto sulla griglia, come viene? Duro. Necessita di una preparazione? Noi facciamo griglia. Una precottura. Prendiamo così un bel polpo da intorno a 2,5 kg, una volta che l'abbiamo pulito. Allora, questo è quello pulito. Questo è quello pulito. La capoccia è svuotata. Sì, ok. Questo è ancora bello intero, questo è bello fresco. Quindi prima è viscerato, insomma. Questo è... Lo mettiamo in un tegame. Un tegame. Okay. Mettiamo due foglie di alloro. Due foglie di alloro. Olio, di olio extravergine. Ok. E lo mettiamo a fuoco lento per circa un'ora. Con l'acqua di cottura del polpo. Sale, pepe, acqua, niente. No, niente, lasciamolo così. Per un'ora e un quarto a fuoco un'ora basso. A fuoco basso. Una cosa che ho sempre sognato fa. Mamma mia! Vai! Guarda che bestione, vai! Sei arricciato tutto! Certamente. Ma sai che hai cambiato nel frattempo? Sempre lo stesso. Sempre lo stesso. Sempre lo stesso. Sei ristretto? Sì, sì. Ma è normale? È normale. Ce l'andiamo sulla brace. Sulla brace. E finiamo la cottura. Vai. Allora, ci siamo trasferiti dalla cucina alla griglia, sicuramente un territorio dove abbiamo più confidenza, perché il nostro polpo va scottato, va terminato. Ora già comincia. Già comincia a sfrigolare, eh? Siete pronti? 3, 2, 1. Giro. Come l'hai fatta questa emulsione? Olio limone, alloro e timo limone. E sale liquido. Beh, questa è una preparazione che possono fare tutti a casa, insomma. Facilissimo. È la cosa più semplice del mondo. Facilissimo. Marco, è pronto il polpo? Vai, perfetto. Il polpo alla griglia, ma in realtà il 90% del lavoro l'hai fatto te. Però tu, visto che sei un professionista, mi devi dire se è buono. Ti do un tentacolino. Dimmi com'è. Buono? Perfetto. Promosso? Bene. Ragazzi, bravo. Noi vi abbiamo fatto vedere come si griglia un polpo, partendo praticamente da quando lo andate a prendere al pescatore fino alla bocca di Marco, ma la prossima bocca potrebbe essere la vostra. Noi vi salutiamo, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao! Ammazza quanto è buono! Bravo! Grazie.